ringrazio il sottosegretario Del Mastro per la sua presenza, perché è la dimostrazione anche di quanto il governo tenga al riavvio e quindi al completamento di quest'opera, un'opera che probabilmente risponde a quella che è la madre di tutte le battaglie, ovvero riorganizzare la giurisdizione e un uffici consoni all'esercizio dignitoso della giustizia, e quindi farlo in dei contesti che possano anche rendere più efficace e più efficiente l'esercizio della giustizia nel nostro territorio, dalle nostre parti, dove il contrasto all'andrangheta in generale, alla criminalità organizzata e alla corruzione è senza dubbio la madre di tutte le battaglie. Lo facciamo all'interno di un contesto che però guarda anche a quelli che sono i risvolti di riqualificazione e recupero urbanistico di questo territorio, perché questo diventerà un parco della giustizia a servizio dei magistrati, a servizio degli avvocati, a servizio di tutti gli operatori del diritto, ma direi anche e soprattutto al servizio dei cittadini. Siamo riusciti in questo dopo anni di contenzioso, dopo anni di fermo, dopo anni di battaglie anche in tribunale, però la scelta di abbandonare il contenzioso e affidarci al Ministero della Giustizia per il completamento dell'opera oggi si dimostra la scelta esatta. Adesso naturalmente da inizio gennaio, quando il cantiere entrerà nel vivo, seguiremo costantemente i lavori per evitare che, insomma, ci possano essere ulteriori arresti, ci auguriamo di no naturalmente.